Allora, siamo in compagnia di Claudia Corinna Benedetti, che è socia ovviamente del cantiere, qui presente e intervenuta a questo seminario, ma è anche presidente dell'Osservatorio Nazionale Permanente sulla Sicurezza, ambasciatrice di pace dell'ONU, ed è intervenuta poco fa. Le chiediamo subito di cosa ha parlato in questo seminario che si svolge ormai, siamo nella seconda parte. Dunque, il tema che mi è stato, diciamo, affidato è quello della riforma del Senato. E le relazioni che mi hanno preceduto chiaramente sono state di grande stimolo anche, e ovviamente al di là dei tecnicismi, quindi la classica notizia numerica, il Senato nella riforma è previsto che venga ridotto da 315 unità a 100, i poteri, cosa cambia, cosa non cambia, quello che ho voluto sottoporre come stimolo e anche come punto di attenzione è stato il fatto della rappresentatività poi all'interno del Senato, cioè queste persone verranno, questi senatori verranno eletti e scelti tra i consiglieri regionali e i sindaci. Fermo restando che certamente tra i sindaci sarebbe stato quantomeno opportuno prevedere anche i sindaci delle grandi metropoli, quindi 114 della Costituzione, ma soprattutto ravvisavo una lesione di un diritto in fondo dei cittadini, che è quello che vanno a votare il sindaco e votano nelle loro realtà territoriali il consigliere regionale, non tanto e non solo, sempre di più questo avviene, per la sua appartenenza, dico, del candidato ad un partito anziché ad un altro, ma proprio per la sua competenza territoriale, in quanto il sindaco deve essere colui che poi dopo deve gestire la realtà cittadina, quindi deve conoscere profondamente i problemi, analogamente il consigliere regionale. Ecco, queste persone alle quali tu hai dato il tuo voto e che sono state elette, d'amblè vengono, tra virgolette, promosse, non si sa tra l'altro con quali criteri di scelta, vengono promosse al rango di senatori, privando così il cittadino di un ulteriore elemento, che era quello proprio di avere un candidato specifico che nella sua realtà territoriale poteva rappresentare al meglio le esigenze della cittadinanza. Quindi qui, ecco, bisogna secondo me sottolineare questi elementi, perché essi sono il fondamento, in fondo, la possibilità del cittadino di scelta anche del proprio candidato, soprattutto quello che a livello territoriale. Non vorrei che va sempre di più ad affievolire l'interesse del cittadino verso le istituzioni, quindi a ridurre il cuore delle persone che vanno a votare con un assenteismo provocato dal fatto che dice: sì, io vado a votare, ma poi non so se sarà veramente questa la persona che resterà nel territorio. Ecco, questo era un elemento che ho voluto sottoporre all'attenzione. Un altro elemento chiaramente è quello che la nostra percezione come cittadini, diciamo, di ciò che avviene a livello politico ci induce sempre di più a non apprezzare tanto che la forza politica venga determinata dai numeri e quindi dai quorum, ma quanto invece che essa possa fondare, diciamo, le proprie basi invece su una scelta fatta determinata, quindi che è quella come avviene nel privato, cioè tu scegli una persona perché ha competenze, capacità professionali, quindi la meritocrazia, parliamo sempre più di questo, però alla fine, ecco, rischiamo, come ripeto, di avere meno attenzione alla politica, invece deve essere sempre più forte la sensazione e la certezza che ciò che noi scegliamo come cittadini e le persone che ci rappresentano ne sappiano più di noi. Bene, è stato sicuramente un intervento molto interessante quello che hai fatto, diciamo, sollevato degli aspetti problematici in qualche modo, anche che tu ritieni, insomma, che siano problematici. Ecco, ho fatto anche questa domanda ad altri nostri interlocutori qui in queste piccole interviste. Ritieni ci siano invece degli aspetti positivi di questa, nel merito di questa riforma? Sì, decisamente. Intanto c'è la riforma e la legge c'è. Parliamoci chiaro, è tutto perfettibile, è tutto migliorabile. Certamente, ecco, un ultimo, ho concluso in effetti l'intervento di poco fa con un ulteriore elemento propositivo, cioè
Le relazioni che oggi abbiamo ascoltato, e io devo dire con grande attenzione, mi pongo sempre in ascolto, ascolto gli altri più che me stessa ovviamente, è quella di dire che un patrimonio di idee come quelle che sono scaturite, che stanno scaturendo oggi, al di là per carità di quelle che ho modestamente espresso io, debbano essere, ecco, portate fuori, non rimanere, per carità, patrimonio certamente di un'esperienza estremamente interessante del cantiere, ma far conoscere che ci sono un gruppo di cittadini, tra i quali poi appunto chi mi ha preceduto, docenti universitari, quindi persone veramente competenti nel merito, al di là della mia, come ripeto, competenza, ma che poggia le sue basi sull'ascolto costante. Un osservatorio sulla sicurezza non è solo sulla sicurezza, è il polso della situazione dei cittadini. Sicurezza significa anche benessere, benessere deriva dal rispetto dei diritti, e dove c'è una lesione di un diritto è chiaro che sentiamo queste esigenze dei cittadini. Quindi la proposta è veramente di fare un documento, di portarlo a livello istituzionale, laddove ci possa essere la possibilità proprio di capire che ci sono persone che hanno analizzato, hanno approfondito e hanno delle idee da, ripeto, fermo restando che è una proposta certamente di legge e va bene, altrimenti avremmo la precedente proposta, quindi porta dei correttivi estremamente interessanti, porta la possibilità ad esempio anche di far sì nelle norme previste che si chieda il parere alla Corte Costituzionale, quindi la consulta si esprima al fine di evitare anche che magari per anni abbiamo una legge e poi scopriamo all'improvviso che è incostituzionale. Ecco, questo anche è un altro elemento che direi è positivo, tra tanti altri, ci mancherebbe altro. Ecco, però trovo che questo potrebbe essere di estremo interesse anche per le istituzioni, sapere che ci sono centri all'interno dei quali si fa seriamente analisi politica ed approfondimento. Grazie a Claudia Corinna Benedetti, grazie ancora.